Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Come avete saputo tutti, a breve, insomma, ci sarà il concorso straordinario. E, insomma, spero che tutti questi video che sto facendo per voi siano di utilità. Se sì, continuate a far crescere il canale, soprattutto iscrivetevi e mettete la campanellina per essere aggiornati, lasciate i commenti e passate parola. Allora, oggi facciamo un secondo esercizio di logica, in questo caso aritmetico-geometrica, e come il precedente nell'ultimo video farò una spiegazione un pochettino più lunga, per consentire a tutti, insomma, di comprendere bene come risolvere l'esercizio. Sicuramente c'è una parte di analisi dell'esercizio, c'è una parte di minima conoscenza della geometria e dell'algebra. Come ho fatto l'ultima volta, desidero scrivere il testo, così non ci sono problemi dal punto di vista della lettura. Allora, vediamo se ci riesco a inserire la nuova casella di testo. Ok, probabilmente conviene usare un carattere bianco, aumento un pochettino, mettiamoci pure un grassetto così magari si legge meglio e provo a iniziare a scrivere. Allora, c'è Alberto. Vede due fulmini cadere a poca distanza. Sono in live, quindi vi chiedo scusa per se che sentite il tuono di battitura. Sì, il tuono. I tuoni ci sono perché sta piovendo. Il suono di battitura. Sapendo che la velocità del suono è di 340 metri per ogni secondo e che i rispettivi tuoni sono stati uditi dal ragazzo dopo 6 secondi e 8 secondi, virgola, e supponendo che le distanze dei fulmini da Alberto possano essere immaginate come cateti di un triangolo rettangolo, virgola, quale sarà la distanza tra i due fulmini? Punto interrogativo. Benissimo, così avete la possibilità di scrivere il tutto. Penso che lo avete visto più che bene. Io a questo punto riduco un pochettino il carattere e mi faccio più spazio per continuare a risolvere l'esercizio. Ok, benissimo. Allora, vediamo come procedere. Anche qui mi ci vuole un colore che non sia troppo scuro. Allora, essenzialmente, vabbè, ci dà la velocità del suono che è di 340 metri al secondo, quindi come dato posso mettere che la velocità è 340 metri ogni secondo e questa è la velocità del suono. Velocità del suono. Lui sente, Alberto sente i fulmini dopo un tempo T1 6 secondi e dopo un tempo T2 8 secondi. E essi sono assimilabili a due cateti di un triangolo rettangolo. Quindi ci sarà il cateto 1 che sarà del primo fulmine T1 a una distanza di 6 secondi, una distanza temporale di 6 secondi, e un cateto 2 che è un pochettino più lontano. Il triangolo è rettangolo, questo è il cateto 1, quindi cateto 1. Qua c'è il tuono 1. Mettiamo T1, scusate per come ve lo simboleggio, provo a farlo così in maniera tale che non ve lo faccio giallo perché non voglio perdere tempo. Questo
Questo è il cateto 2, questa è l'ipotenusa. Allora, banalmente sappiamo che per trovare la distanza tra i due tuoni, quindi la distanza T1, T2 e T1, T2 non è nient'altro che un segmento, per il teorema di Pitagora io so che l'ipotenusa è uguale alla somma quadratica dei due cateti, quindi cateto 1 al quadrato più cateto 2 al quadrato. Questo è il cosiddetto teorema di Pitagora. Quindi semplicemente bisogna focalizzare l'attenzione su come risolvere, diciamo, trovare una strategia per trovare i due cateti. Qui ci possiamo dire che ci sta Alberto. Ok? Allora, se sente il tuono dopo 6 secondi, cioè passato un secondo il tuono fa 340 metri, passati 2 secondi ne farà 340 per 2 che sono 680. Quindi praticamente il cateto 1 non è nient'altro che la velocità per il tempo 1, che è 340 metri al secondo per 6 secondi. Secondo a secondo se ne va, 340 per 6, diciamo è circa 2000, mettiamo 2000 metri, ma 2000 metri sono 2 km. Il cateto 2 analogamente sarà V per T2, che è 340 per 8. 340 per 8 è 2700, mettiamo 2,7 km. A questo punto sappiamo quanto vale il cateto 1, quanto vale il cateto 2. Possiamo utilizzare la formula che abbiamo individuato, la risolvente è questa. Quindi dobbiamo fare la radice di 2 al quadrato, che è 4, più la radice di 2,7 al quadrato, sapendo che 2,7 è compreso tra 2 e 3, è più vicino al 3, ed è quindi un numero che è compreso tra 4 e 9, perché 2 alla seconda è 4, 3 alla seconda è 9, è più vicino al 9. Quindi, facendo dei calcoli approssimativi, se volete poi vi spiegherò pure come fare a mente magari dei calcoli che siano molto vicini alla realtà. 2,7 sarà un numero certamente compreso, cioè ripeto, tra 4 e 9, ma molto più vicino al 9, quindi sarà circa 7. 7 e 4, 11. La radice di 11 sicuramente è un numero che è più vicino, cioè si trova proprio quasi a metà strada tra il 9 e il 16, che è 16 e 4 alla seconda, 9 e 3 alla seconda. Bene, io ad occhio vi dico che questo è circa 3,4 km. Nel testo le soluzioni erano compreso tra 5 e 6, tra 6 e 7, minore di 5, maggiore di 7. Ovviamente la risposta esatta in questo caso era la risposta C, minore di 5, quindi meno di 5 km. Hanno fatto in modo comunque di consentire a tutti di comprendere bene o male l'ordine di grandezza. Spesso non vengono inserite nei quiz di logica, non vengono inserite tante cifre decimali, perché ovviamente se andassi a fare calcoli con la calcolatrice probabilmente uscirebbero fuori più cifre decimali. Qua ne vediamo soltanto una e addirittura lui ci dice meno di 5. Le altre soluzioni comunque erano assimilabili sempre a numeri interi, nemmeno a numeri decimali. Quindi vi voglio dire di stare tranquilli, perché se riuscite a comprendere bene o male l'ordine di grandezza, l'esercizio è svolto. Ultime raccomandazioni: sicuramente bisognava stare un pochettino attenti. Questo è un evidenziatore, quindi probabilmente riesco a evidenziare solo quello che ho scritto. Bene, allora uso un pennarello un pochettino più grande
sicuramente bisognava stare attenti a comprendere la geometria, quindi il fatto che c'era qui un teorema di Pitagora e quindi l'ipotenusa era la somma quadratica sotto radice dei due cateti. Bisognava risolvere il teorema di Pitagora e bisognava fare delle semplici moltiplicazioni, dei semplici prodotti per trovare i valori dei due cateti. Devo dire che questo esercizio non è assolutamente difficile, ovviamente per quanto riguarda la valutazione dei tempi di svolgimento, non prendete, lo dico sempre, come valutazione la durata del video, perché io ho scritto il video, l'ho scritto, l'ho letto, l'ho scritto a computer, l'ho riadattato, ho preso la penna grafica, la tavoletta grafica, la penna digitale, ho scritto i dati al plurale, ho fatto il disegnino, ho svolto tutti i calcoli, mi sono soffermato su eventuali criteri per fare questi calcoli con i numeri decimali e poi vi ho dato la soluzione e ve l'ho spiegata. In realtà questo esercizio in 30-40 secondi è possibile farlo, perché più diventerete abili nello svolgere esercizi e più prenderete dimestichezza con essi e più sarete poi facilitati a superarli. Io con questo vi ringrazio, vi porgo un grande saluto, spero che siate arrivati alla fine del video, che io non vi abbia annoiato troppo. Buona giornata, lasciate commenti e alla prossima. Un saluto da Francesco.